Sul bilancio consolidato della Regione Lombardia 2018, quindi significa il bilancio che ci dice cosa abbiamo speso e cosa non abbiamo speso, Regione Lombardia non ha speso ben 198 milioni di euro per le case popolari. Sono soldi a bilancio ma impegnati, mai spesi in progetti specifici. Mentre nelle casse popolari, nei quartieri popolari di Milano e anche della Regione Lombardia, decine di migliaia di famiglie vivono in quartieri degradati al limite dell'accettabilità per una regione produttiva ed efficiente come pretende di essere la Lombardia. Noi pertanto abbiamo a bilancio, presentiamo degli ordini del giorno dove pretendiamo che Regione Lombardia si organizzi per investire questi soldi sulle case popolari. Quindi ci vuole un gruppo di progettisti, perché dal refisori dei conti di Aller scopriamo che Aller non ha i progettisti per fare i progetti, ha i soldi ma non può progettare le riqualificazioni. Ci deve essere una centrale appaltante dedicata all'edilizia pubblica, poi decida la Regione se queste cose le vuole far mettere in capo ad Aler o in capo all'ex infrastrutture lombarde. Una cosa è certa, la Lombardia è colpevole dello stato di degrado dei quartieri popolari perché ha i soldi ma non li spende. 198 milioni.